Il prossimo argomento è la leva operativa. La leva operativa è anch'essa un concetto molto collegato al ROI, e quindi se vogliamo procedere nello studio del ROI, quindi dell'indice che misura la redditività della gestione caratteristica, dobbiamo parlare anche di leva operativa. Volendo partire sempre dall'esempio che avevamo fatto nell'occasione della leva finanziaria, il nuovo investimento di 50 in questo caso, oltre a portare un aumento in termini di leva finanziaria, come l'abbiamo visto la scorsa volta, chi non l'avesse visto vi invito a vedere il video precedente, in questo caso il nuovo macchinario porta anche una migliore allocazione, un miglior consumo dei fattori produttivi, quindi si ottengono gli stessi prodotti ma consumando meno fattori produttivi, e quindi l'effetto sul ROI è un miglioramento dato dal fatto che i costi sono costanti ma che a parità di quei costi aumentano i ricavi, oppure con minori costi si ottengono i ricavi, vengono ottenuti con minori costi, mettetela come volete, o aumentano i ricavi a costi costanti oppure i ricavi rimangono costanti ma diminuiscono i costi. Questo fatto supponiamo che porti il reddito operativo a 126, quindi produca un aumento di reddito operativo di 126, mentre il capitale investito è aumentato di 50, quindi il reddito operativo sarebbe dovuto aumentare di 10, c'è un effetto di 16, di un maggior reddito di 16. Dopo il nuovo investimento, quindi reddito operativo 126, capitale investito 1050, vedete che il ROI è andato a 12, c'è stato un incremento del reddito operativo di 26 euro. Vediamo di spiegarlo. Queste 26 euro di reddito operativo, che da 100 è passato a 26 euro, sono dovute al 2% per quanto riguarda il miglioramento dell'efficienza, e quindi il 2% ha provocato appunto un incremento del 21% di 21 euro, scusate, 20, delle 26 euro di incremento del reddito operativo, 21 sono imputabili al fatto dell'aumento dell'efficienza, quindi il nuovo macchinario ha provocato una ridiminuzione del consumo dei fattori produttivi e quindi ha aumentato a minori costi a parità dei ricavi, e quindi ha provocato questo vantaggio che definiamo appunto l'area operativa, mentre l'area finanziaria ha prodotto un vantaggio di 5